Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: L'Isola dei Famosi 2022 non va più in onda, cancellato dal palinsesto, la notizia ufficiale che spaventa tutti gli ammiratori del programma. Cancellato Isola dei Famosi. Reality show molto seguito di Canale 5, L'Isola dei Famosi dà sempre molto da parlare agli utenti dei social network. Il programma di intrattenimento, effettivamente, riesce frequentemente a sorprendere i telespettatori, ma anche i protagonisti. Difatti, in queste ore, è stata divulgata una notizia inattesa che sta facendo rimanere a bocca aperta e spaventare tutti i fan della trasmissione di Mediaset. Di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme. L'Isola dei Famosi non va più in onda. Ciascuna puntata della 16ª edizione del reality show di Canale 5 è attesa da un vasto pubblico. Difatti, i naufraghi di quest'anno stanno catturando l'attenzione dei telespettatori giorno dopo giorno. In queste ore, ad aver lasciato senza parole il popolo del web è una news sull'emissione dell'Isola: sembra che il programma di Ilaria Blasi non andrà più in onda. Che cosa è successo? Per quale motivo? I dettagli sull'annuncio inaspettato. Ilaria Blasi, Isola dei Famosi 2022. Isola 2022 cancellata dal palinsesto, notizia ufficiale. In queste ore, gli utenti del web stanno impazzendo e, ovviamente, si stanno spaventando a causa di una notizia ufficiale sulla messa in onda della trasmissione della moglie di Francesco Totti. Assolutamente nessuno si sarebbe mai aspettato che il reality show venisse cancellato dai palinsesti di Canale 5. Effettivamente, sono tantissimi i messaggi che stanno impazzando sulle reti sociali circa il ritiro della messa in onda. Che cosa è successo per far sì che accadesse una cosa del genere? Cerchiamo di fare chiarezza. Lori del Santo Isola. Da ciò che si apprende, secondo il portale Davide Maggio It, ad essere stata cancellata è la puntata di giovedì 21 aprile 2022. Effettivamente, secondo la fonte, non potremo vedere la bellissima Ilaria e il suo team a causa di accordi tra Italia e Spagna. Che cosa vuol dire? Stando alle affermazioni fatte, quel giorno partirà Supervivientes, la versione iberica del reality show. Per motivi di location, la troupe italiana è stata costretta a lasciare spazio alla produzione spagnola. Ma non per sempre. Supervivientes. Infatti, sembra proprio che, oltre al 21 aprile, giorno in cui andrà in onda il film Un figlio di nome Erasmus, il programma continuerà la sua avventura anche di giovedì. Però, nonostante il malcontento dei telespettatori italiani, pare che l'appuntamento del fine settimana sarà preregistrato per permettere che i nostri cugini latini possano lavorare nella Colopo e nel resto delle località di Chaos Cocchinos. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.